Ciao a tutti amici ed amiche, bentornati nel mio canale. Oggi mi vedete in questa versione insolita perché sto per girare un video tag in stile natalizio in collaborazione con alcuni miei amici youtuber. Vi dico subito i loro nomi e poi qui sotto ve li scrivo e in più nell'info box troverete il link diretto a tutti i loro canali. Allora, questo è un video in collaborazione con Adriana del canale Adriana's Home, Elisa del canale Elisa Sinigaglia, Mattia del canale Tia Beauty Lover, Lucrezia del canale Lucri Love Home, Francesca del canale Scarlett81, Sabrina del canale Dolce Brie. Quindi, come vi dicevo, io sotto poi vi metterò tutti i vari nomi ed il link diretto ai loro canali. Mi raccomando, andate a vederli perché sono canali tutti diversi tra loro, perché alcuni si occupano di make-up, alcuni si occupano di parlare di prodotti o di esperienze di vita, soprattutto fanno molti video tag, oppure di casa, insomma andate a vedere perché c'è veramente un mix di un po' di tutto e sono davvero tutti quanti canali molto molto interessanti. Cominciamo subito con le nostre 10 domande. Allora, domanda numero 1: preferisci albero o presepe? Allora, in realtà io amo entrambi. Ovviamente non mancherà mai a casa mia l'albero di Natale perché io lo amo tantissimo, mi sa proprio ovviamente di Natale, cioè vedi l'albero ed è subito Natale, quindi sì, ecco, forse se dovessi scegliere tra i due farei comunque l'albero, però amo tantissimo anche il presepe perché racconta una storia. Io amo fare il presepe con ricreando anche vari personaggi dei lavori, no? Che c'erano all'epoca, il fabbro, il taglialegna, quindi insomma mi piace comunque andare a creare una storia e quindi per quello io amo moltissimo anche il presepe. Poi, domanda numero 2: hai un regalo di Natale che ricordi con emozione di aver ricevuto quando eri piccola? No, allora, non è un regalo in particolare, nel senso che me ne vengono in mente tantissimi perché per fortuna sono sempre stata molto amata e coccolata da piccolina, quindi ho sempre ricevuto tantissimi regali e posso dire, ecco, dei regali che ricordo di aver scartato con veramente tantissima emozione erano degli astucci, perché io amo tutto ciò che è cartoleria e devo dire che avevo chiesto, me lo ricordo ancora, un astuccio a 3 piani della Seven e quindi diciamo che sono stata super contenta quando l'ho ricevuto, però in generale avevo ricevuto anche una bambola di quelle alte tipo un metro e qualcosa, che camminavano da sole, stavano in piedi, camminavano, c'era qualche passettino, piuttosto insomma veramente di tutto e di più, perché comunque anche videocassette, insomma ho ricevuto veramente un sacco di regali e sono stata una bimba molto fortunata, devo ammettere, quindi non c'è un regalo in particolare. Ricordo questo astuccio perché ricordo ancora la sensazione che ho provato quando l'ho aperto e l'ho visto, però in generale veramente ho ricevuto tantissimi regali, sempre molto molto apprezzati. Domanda numero 3: qual è il tuo menù natalizio? Diciamo che noi siamo abbastanza classici in questo, nel senso che facciamo e riproponiamo sempre gli stessi, più o meno le stesse cose. Noi cominciamo con degli antipasti fatti principalmente da mia mamma. Fa tante torte salate varie, tipo speck e scamorza, tipo il rotolo, quello che vi ho fatto vedere già in una ricettina sul mio canale, oppure una torta salata, ricotta e carciofi per esempio. Poi ci sono delle uova ripiene che fa mio nonno, buonissime. L'insalata russa immancabile di mio nonno, che fa lui a mano, quella è proprio un must irrinunciabile. Poi i miei zii portano sempre dell'affettato fresco, olive, insomma, di tutto di più. Mia suocera, da quando ovviamente partecipa anche lei ai nostri pranzi di Natale, perché insomma, io vi faccio un mix tra la mia vita attuale e la mia vita passata,
però diciamo che da quando sono ovviamente sposata e convivo con mio marito viene anche mia suocera al pranzo, i miei suoceri in realtà al pranzo di Natale e quindi ecco sì, di solito lei fa il polpo con le patate, no, un sacco di antipasti che già dopo gli antipasti ne siamo strapieni, però è Natale, si fa una volta all'anno e quindi ben vengano. Poi proseguiamo con, dipende, una lasagna o della pasta al salmone. A volte facciamo entrambi perché c'è chi non mangia il pesce, quindi magari chi non mangia pesce mangia la lasagna, insomma, un po' di cose così. Poi di secondo di solito abbiamo il vitel tonné, oppure il, tipo l'agnello o un arrosto, insomma, vari secondi, anche quello sempre per dare vasta scelta a chi magari non mangia una cosa piuttosto che l'altra. Poi, e alla vigilia di Natale, immancabili anche lì i gamberi che fa mia suocera al forno. Fantastici, anche quelli per me irrinunciabili. Lei lo sa perché li mangiamo io e lei praticamente, e quindi li fa sempre. Quest'anno ovviamente sarà un Natale un po' particolare, purtroppo non so cosa riusciremo a festeggiare, però vabbè, normalmente è sempre andata così. Poi, domanda numero 4. Qual è il tuo dolce preferito natalizio? Io ho due dolci preferiti natalizi. Uno è il classico pandoro con la crema al mascarpone. E l'altro è, sono dei datteri riempiti con zucchero mascarpone e cioè una cremina fatta con mascarpone, zucchero e noci. Che anche quelle sono buonissimi. Quindi ecco questi due, diciamo, questi due dolci che non mancano mai. Domanda numero 5. La canzone che canticchi durante il periodo natalizio. Solitamente quella che mi viene più in mente è All I Want for Christmas Is You, oppure la classica Jingle Bell o Bianco Natale, le classiche canzoni natalizie, però principalmente è All I Want for Christmas Is You che canto. Poi, domanda numero 6. Il ricordo più bello che hai legato al Natale. Non c'è un ricordo più bello, perché ne ho tanti, veramente tanti tanti di ricordi legati al Natale. Diciamo che uno dei più belli è il più banale forse, l'essere tutti insieme a tavola e a ridere, a scherzare, a gioire insomma di questa festività e da quando ovviamente ci sono anche i bambini, il fatto di poter giocare con loro e ovviamente la ventata di allegria che portano anche questi piccolini. Quindi ecco sì, il ricordo più bello che ho è banalmente l'essere tutti insieme felici intorno a una tavola. Domanda numero 7. Nella tua famiglia quale gioco di società non manca mai dopo il classico pranzo? Beh, allora, durante la vigilia, perché io festeggio sia la vigilia con la famiglia di mio marito che il pranzo di Natale con la mia famiglia, anche se poi vi ho detto che ci mescoliamo anche. Allora, normalmente dopo alla vigilia di Natale non facciamo grossi giochi, perché in realtà poi arriva Babbo Natale a mezzanotte, quindi mangiamo giusto per tirare l'orario e poi a mezzanotte arriva Babbo Natale. Mentre dopo il classico pranzo di Natale solitamente giocavamo prima o a tombola oppure a carte. Però quando ovviamente ci sono i bambini, diciamo che l'attività principale è quella di scartare tutti i regali che i bambini ricevono e giocare con loro, quindi montarli piuttosto che mettere le batterie e giocare con loro, iniziare a testare un po' questi giochi nuovi. Quindi la nuova attività è diventata questa. Domanda numero 8. Quali sono i regali che ami regalare ai tuoi cari? Allora, non ho dei... cioè non c'è una tipologia di regalo che io amo fare. Semplicemente amo fare, in generale, non solo a Natale, amo fare dei regali pensati. Quindi non un regalo fatto tanto per fare, ma qualcosa di pensato proprio per quella persona. Che, non so, passo davanti a una vetrina, la guardo, guardo questa cosa e mi viene in mente quella persona. Ecco, questo per me è fare proprio un regalo, cioè non dire vabbè, è Natale, devo farti qualcosa, te lo prendo, no. Mi piace fare un regalo pensato. Domanda numero 9. Hai mai riciclato qualche regalo ricevuto? No,
non ho mai riciclato nulla, anche perché, ripeto, sono sempre stata fortunata e mi è sempre piaciuto tutto quello che ho ricevuto. Quindi no, non mi è mai capitato di dire no, non mi serve, non lo uso, non mi piace, lo riciclo. Grazie al cielo, no. Domanda numero 10. Cosa chiedi per l'anno nuovo che sta per arrivare? Beh, sarà una risposta banale, però semplicemente un po' di serenità, perché quest'anno, questo 2020, è stato un anno davvero complicato per tutti, difficile, brutto, e ci sono un sacco di cose da dimenticare, prima su tutti questa pandemia globale, e quindi chiedo semplicemente un po' di serenità per tutti e un po' di pace. È una risposta banale, lo so, però onestamente quello proprio di cui ho bisogno, un po' di serenità che calmi tutti questi anime agitati e che ci faccia stare bene, ci faccia dimenticare insomma il brutto anno passato, quindi un anno felice e niente, tanta gioia soprattutto per i nostri piccolini e quindi tanti sorrisi per i miei figli, ecco quello che per i miei figli, i miei nipoti, e ecco questo è quello che mi auguro per questo nuovo anno. E niente, quindi tanta pace e serenità. Bene amici, le domande sono finite qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi porti una ventata di allegria in questo Natale diverso e difficile che stiamo per affrontare. Vi ricordo di andare a visitare i canali di tutti i miei amici. Se vi va, lasciate anche un like sotto a questo video, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto e lasciatemi anche un commentino qui sotto. Sarò ben felice di leggere e rispondervi. Io vi mando un mega bacio e un abbraccione fortissimo virtuale e vi auguro un fantastico Natale. Ciao amici!